Beh, per me c'è grande soddisfazione tornare a Siena perché ho dei belli, bellissimi ricordi, poi tornare per il 50° dei fedelissimi, una serata bella, ecco, anche e soprattutto col mio club Enrico Chiesa che è da tanti anni, perciò ci siamo riuniti, ho visto tanti ex compagni che non li vedevo da tanti anni. Siena è rimasta nel cuore perché ho fatto 5 anni meravigliosi. Parlavamo prima con Calaiò e facevamo il punto della situazione, ci sono attaccanti qua stasera che avrebbero fatto, non so, una nazionale forse fortissima. Beh, adesso quella che c'è adesso ha vinto i campionati europei, perciò penso che c'è grande soddisfazione. Sicuramente, beh, il calcio cambia, i giocatori sono diversi, le epoche anche, però penso che piano piano il calcio sta tornando ai suoi livelli. La nazionale l'ha dimostrato vincendo un campionato europeo importante. Senti, c'è un piccolo segreto o anche grande del Siena in Serie A per cui ha saputo mantenersi ad altissimi livelli in quegli anni? Ma sai, era il Siena che era arrivato dalla Serie B, primo anno, credo che l'entusiasmo, la voglia di calcio, tifosi meravigliosi, c'era una passione, c'era un seguito verso la squadra meravigliosa. Io penso che tutti quanti, tifosi, società e squadra, poi il presidente De Luca era una persona meravigliosa dove trasportava proprio in grande entusiasmo, e penso che quei 5 anni sono stati i nostri scudetti. Quando vediamo Insigne che fa il tiro al giro ci meravigliamo, ma a Siena l'abbiamo visto fare da Enrico Chiesa. Vabbè. Beh, che penso che ha fatto qualche gol importante per Siena, ma beh, prima avevamo fatto una domanda qual era il gol più bello, il primo con l'Empoli, il primo di Serie A e col Siena, ma soprattutto il gol col Bologna a Pagliuca, lì è stato un bel ricordo, un bel gol. Gli ex sampdoriani di Alli e Mancini sono riusciti a portare la nazionale a questi altissimi livelli, insomma anche quello un gruppo particolarmente unito come lo è stato il vostro assieme. Beh, certo, penso che non vinci un campionato europeo se non ci sono tutte queste componenti. Penso che in tutte le squadre, non solo la nazionale, quando vinci perché c'è grande unità di gruppo, di giocatori, però devono essere anche bravi, e la nazionale c'ha un bel gruppo anche perché sono bravi. Qual è la stagione che ti lega di più al Siena? La stagione che ti lega di più al Siena? La stagione che ti lega di più al Siena? Ma sai, ce ne sono. Io credo che tutti gli anni dove ci siamo salvati è stata per noi una vittoria. Sicuramente a Modena il 3-1, il primo anno che ci siamo salvati, è stato importante.